deciso di parlare del naviglio di Cernusco, perché, essendo vicino a noi e avendo fonti importanti, testimonianze, testi, incontri, abbiamo potuto ripercorrere la sua storia e come ha influito sulle vite delle famiglie cernuschese. Abbiamo deciso di parlare della costruzione e delle funzioni dei navigli, poiché ci siamo legati al lavoro dei ragazzi di prima, che si basava sull'osservazione della flora e sulla figura di Leonardo da Vinci. Le funzioni che svolgeva il naviglio erano molteplici, ma la principale era quella di agevolare i trasporti di persone e merci pesanti, come il marmo per la costruzione del Duomo di Milano. Esso apriva anche delle vie per il commercio che servivano per vendite e scambi che congiungevano tutti i paesi attorno a Milano. Leonardo apportò delle modifiche ai sistemi di chiuse ed arsene, rendendo navigabili molti tratti prima non utilizzabili. Non solo, fu proprio lui a progettare il nostro tratto del naviglio, denominato Martesana. Il corso del naviglio Martesana fu importante per lo sviluppo industriale dell'area, perché l'acqua era necessaria per il funzionamento dei macchinari delle fabbriche. Nella nostra zona in particolare si diffusero le filande. A Cernusco ne erano presenti molte, tra cui la più importante fu la filanda Gavazzi. Essa diede lavoro a molte ragazze. Fu l'ultima a chiudere la produzione nel 1951. Le altre filande di Cernusco chiusero agli inizi del Novecento, poiché lavoravano solo seta pura, mentre la filanda Gavazzi introdusse anche la produzione di materiali sintetici. Se la filanda ha caratterizzato la vita socio-economica tra 800 e 900, il naviglio dalla sua creazione nel XV secolo ha proprio caratterizzato la storia della nostra città. Ho deciso di adottare il naviglio perché secondo me lungo il suo corso ci sono ancora delle risorse che non sono state valorizzate. Perché è il monumento più vivo di Milano. Perché ad oggi non ha perso l'importanza che ha avuto nei secoli passati. Perché ha solcato la storia di Cernusco. Adotto il naviglio perché è stato fondamentale per l'irrigazione dei campi. Perché è stato molto importante per la costruzione del Duomo di Milano. Perché tutt'oggi è simbolo di umanità e ricchezza per il nostro paese. Per tenere pulito il naviglio.